Benvenuti a Quarta di Copertina, la trasmissione che parla di editoria, ma non solo, di tanti progetti legati alla musica, ai cataloghi d'arte e oggi parleremo di una raccolta di racconti. Lo facciamo in un luogo molto bello, il Castello Malgradi Rivarolo Canavese, ed è venuto a trovarci un autore molto particolare, torinese, che è qui con noi in questo parco perché affronta anche con difficoltà, ma con coraggio, una serie di limitazioni legate un po' alla disabilità visiva, un po' alla disabilità motoria, ma lui con questo libro ci dimostrerà che avere un problema a spostarsi non è mai un limite invalicabile. Abbiamo con noi Sandro Chiabaudo, che è alla sua prima esperienza come scrittore, come autore. E, Sandro, intanto benvenuto. Grazie, saluto tutti i telespettatori. Racconti in ordine sparso. Come nasce questa tua passione per la scrittura? Mi è nata per caso, non so, io mi sono, quando ho visto questi corsi di scrittura a cui ho partecipato, quando li ho visti pubblicizzati, mi sono ricordato improvvisamente che alle medie i miei professori mi dicevano che avevo una certa predisposizione per le materie letterarie. Ora, dal tempo in cui ho fatto le medie fino ad oggi è passato quasi mezzo secolo. Ho voluto provare a vedere se di questa predisposizione ci fosse stato ancora qualche residuo. E a quanto pare c'è il residuo. Ma i racconti in ordine sparso sono stati scritti in diversi momenti della tua vita o li hai scritti appositamente per questa raccolta? Tra l'altro, No, li ho ricordiamo. scritti praticamente, sì, naturalmente in momenti diversi a seconda dell'ispirazione. E poi li ho riuniti, alcuni sono degli esercizi fatti durante i corsi di scrittura, altri sono racconti scritti al momento, comunque tutti più o meno nello stesso periodo. Ora, racconti in ordine sparso, racconti brevi, Book Sprint Edizioni. Il libro è disponibile, diciamolo subito, anche in formato elettronico e credo anche Sì, in formato l'audiolibro c'è, audiolibro. Ecco, sì. vuoi spiegarci un pochino come funzionano le diverse forme di fruibilità? Perché avendo tu dei problemi sei anche molto più sensibile al fatto che tutti possano accedere alla cultura. Beh, tutti possono. Non c'è il braille, mi spiace, non c'è il braille. Magari qualcuno all'ascolto se vuole cimentarsi anche nella traduzione braille della tua opera, perché no? Ma io pensavo di sensibilizzare l'associazione, però bisogna vedere, queste cose comporteranno di certo un impegno anche finanziario, per cui pensavo di sensibilizzare l'associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti sul problema della trascrizione in braille. Tu come lettore? Sei un fruitore della lettura in formato MP3, audiolibro, Braille. Come funziona per te? A dire la verità, sono un lettore un po' scarso. Ultimamente ho comprato due edizioni, una in inglese e una in italiano, del libro di Christy Brown, Il mio piede sinistro. È un libro autobiografico che racconta praticamente la vita di questo artista, ecco, uso il termine artista, poeta, diciamo, poeta, scrittore, pittore irlandese, che mi ha colpito particolarmente. Avevo visto Il il film. film, avevo visto il film, ma ci sono delle differenze tra il film e il libro. Infatti, insomma, Hollywood, sapete tutti com'è, no? Tende a concludere tutto a tarallucci e vino, e vissero tutti felici e contenti. La realtà purtroppo non è sempre a La tarallucci e vino. realtà no, la realtà, se uno vuole approfondire la conoscenza di questo artista, deve comprare i libri.
Ecco, anche nel tuo caso, chi vuole acquistare il libro lo può fare online o lo può fare contattandoti anche per eventuali eventi e presentazioni via Facebook, oppure vuoi dare una mail a cui possono eventualmente i nostri ascoltatori contattarti se sono interessati al tuo libro. Ma la mail è chiabaudosandro4@gmail.com. Altrimenti possono consultare la pagina della casa editrice Book Sprint Edizioni. Edizioni, sì. Racconti in ordine sparso, cominciamo ad avventurarci. Intanto io ricordo a chi ci segue che è possibile venire a raccontare la vostra esperienza Ah, editoriale. scusami, ho ancora parecchie copie cartacee acquistabili con pagamento anticipato via Satispay 15,90 e boh, io appena ricevo il pagamento faccio partire la spedizione. Ecco, pubblicità non tanto occulta, ma va bene anche così, perfetto. Ecco, come vi dicevo, Racconti in ordine sparso è un'opera un po' particolare, adesso la conosceremo meglio. Intanto io ricordo a tutti che è possibile venire in trasmissione scrivendo a deborabocchiardo@gmail.com per fissare l'intervista e venire a trovarci a Rivarolo Canavese. Normalmente l'intervista la facciamo in studio, vi ricordo oggi è un evento particolare perché volevamo avere ospite questo autore che è anche un amico e che viene a parlarci di Racconti in ordine sparso, la sua prima esperienza, Book Sprint Edizioni. Cominciamo a curiosare all'interno. Non parliamo di tutti i racconti, altrimenti non comprano più il libro, mi sembra ovvio. Certo. Il libro non è molto spesso, ma è simpatico. È scritto con un filo di ironia, che è un po', diciamo, il fil rouge che caratterizza lo stile di Sandro Chiabaudo. Cominciamo con uno che è un titolo un po' curioso, Lo Scugnizzo. Ecco, lo scugnizzo, mi sono ispirato per il titolo, mi sono ispirato ai ragazzi napoletani del primo, del secondo dopoguerra. Però non si tratta di un. La corsa non è ambientata a Napoli e non è ambientata nel dopoguerra. È ambientata a Torino ai giorni nostri. Ecco, tu parli di disabilità anche nel tuo libro, un po' in Sì. modo autobiografico, un po' anche di confronto tra persone che hanno problematiche diverse, in cui tu più volte hai individuato magari anche delle carenze, tra virgolette, di sistema. È una di queste storie è quella di Umberto D. Umberto D, sì, è una storia autobiografica che racconta una delle mie prime esperienze lavorative con il rapporto, diciamo pure problematico, con questa persona di cui io non conoscevo niente. Sono venuto a sapere per caso e in un modo molto traumatico per me, perché questa persona mi è caduta addosso, che questa persona soffriva oltre che di forte disagio psichico anche di epilessia curata male. Ecco, diciamo, tu di lavoro cosa fai? Cosa facevo? Sono pensionato dal 2012, esercitavo la nobile professione di centralinista telefonico, che è una delle professioni tipiche riservate ai disabili visivi. Ecco, raccontaci questa storia di Umberto D. Umberto D, niente, a quei tempi aveva 35 anni, soffriva già di queste patologie, insomma. Quello che ti ha colpito di questa storia cos'è stato? L'abbandono in cui era lasciato, la superficialità con cui era Abbandono, stato. superficialità e quant'altro. Perché io avevo segnalato più di una volta la questione a chi di dovere, al capo del personale, premetto che questo signore era sotto inserimento pilotato, una delle tante iniziative che si facevano allora, però. Secondo me, insomma, parliamoci chiaro, mettere in portineria e al centralino una persona con difficoltà di comunicazione e difficoltà di interazione con le persone, non mi sembrava proprio la miglior cosa.
ma purtroppo io, essendo l'ultima ruota del carro, non ho potuto fare niente per modificare questo stato di cose. Segnalando la cosa all'ufficio personale e all'assistente sociale che lo seguiva, mi sono sentito soltanto, mi hanno soltanto redarguito, come se la colpa fosse mia. Allora, Io a sfoglio. quei tempi avevo 20 anni, cercavo anch'io una mia stabilità e insomma. E infatti, quello che sto guardando è proprio un racconto che inizia così. Era solo un pivellino di 20 anni, completamente inesperto della vita, a causa di un'adolescenza trascorsa in balia di se stesso e di una famiglia avida e gretta. Come potete vedere, è anche un linguaggio molto, molto facile, ma molto bello, molto diretto. E questa è un po' la caratteristica di Sandro. Riesce a raccontare se stesso, a raccontare la realtà in maniera molto diretta, in maniera molto chiara, in maniera molto ironica. Soprattutto non filtrata da ideologie, filosofie e quant'altro. Questo racconto che sto guardando si intitola Non ti far prendere in braccio. Di cosa parla? Parla di un dialogo tra me e un anziano. Quest'anziano era appunto un operaio del deposito lì non c'è scritto, ma era il deposito di Regina Margherita dell'allora ATM, oggi GTC. Che insomma, come tanti ritornava dal lavoro, come anch'io, perché a quei tempi facevo dalle 9 alle 5, e praticamente mi ha detto appunto: non ti far prendere in braccio, nel senso di Prendere in giro. non ti far prendere in giro, ecco, non ti far prendere in giro. Io allora non capivo. Col tempo sono riuscito a, però con l'esperienza, sai, tempo ed esperienza sono due bei modi di acquisire saggezza. Il tuo incontro con il Latinorum? Latinorum, questo risale al tempo delle medie. Io purtroppo non potevo condividere con i miei compagni di classe e con i ragazzi delle altre classi non potevo condividere i momenti di ricreazione basati essenzialmente sullo sport. I miei momenti di ricreazione erano caratterizzati da lunghe chiacchierate camminando su e giù costeggiando la presidenza con il preside dell'istituto. Il quale a un certo punto mi venne fuori con una frase: Senatus mala bestia, senatores boni viri. Vabbè. Parlammo un altro po', dopodiché disse un'altra frase: Senatus populusque romanus. Senatus populusque romanus. Tanto bastò per mettermi una grossa pulce nell'orecchio. E quando si tratta di cultura, bisogna dirlo ai nostri ascoltatori, tu la pulce nell'orecchio te la fai mettere volentieri, perché quando si parla di conoscere cose nuove, io so che tu sei uno che va, si informa Ma e diciamo internet che, ti aiuta in questo. beh, internet allora non c'era, ed Però ecco, adesso adesso c'è tu sei comunque ed è un un uomo molto grosso curioso dal aiuto. punto di vista culturale. Cerco di colmare le lacune che non ho potuto colmare al tempo giusto. Ecco, ma il latino per te, che cosa ha rappresentato quindi? Un passatempo, un'interessante Ma il primo prova? anno sì, perché poi questo professore, nonché preside dell'istituto, mi aveva dato due libri suoi vecchi. E io invece di fare i compiti durante e dopo scuola studiavo il latino, leggevo i racconti sulle antologie. Nell'aula del dopo scuola c'era una grossa biblioteca lì, con tante antologie, tanti libri. E invece di fare i compiti, soprattutto quelli di matematica, che la matematica mi era ostica, ma credo che. Se avessi avuto un altro insegnante mi sarebbe piaciuta. Boh, chiudo il discorso. Tanto Ormai ora, è tardi. sì, ma tanto l'insegnante di matematica, classe 1901, è già morto e sepolto, insomma, quindi non può più rispondere. Andiamo a mettere il naso in un altro racconto. Sì.
Pablo ha 13 anni, ha un nome spagnolo perché la sua famiglia non è di queste parti. Provengono dall'Argentina, cosiddetti emigranti di ritorno, ossia persone i cui antenati italiani lasciarono la patria in cerca di miglior fortuna. La trovarono in America Latina, vi si stabilirono e riuscirono a costruirsi una vita decente. Dici qualcosa di più di Pablo? Ma questo Pablo è un racconto di completa fantasia, non c'è un'ambientazione precisa. Diciamo che l'ambientazione è la periferia cittadina, potrebbe essere una qualsiasi periferia cittadina, Torino, Milano, Roma. Il nome mi è stato ispirato da un ragazzo che ho conosciuto. Figlio di un gestore di un bar lì a Reano, 2 o 3 anni prima che me ne venissi a Torino. Racconti in ordine sparso. Booksprint Edizioni è disponibile in ebook, audiolibro, cartaceo. Si può trovare o tramite il nostro autore o sul sito della casa editrice o in libreria su ordinazione. Sì, poi ci sono un sacco di altri bookstore. Che se ne L'elenco ho, mi è stato certo. mandato dalla casa editrice, posso sempre diffonderlo. Certo. Io. Addirittura uno inglese, non ricordo adesso il nome esatto, co.co.uk. Ok, io vorrei invece parlare con te perché altrimenti sveliamo troppi segreti dei tuoi racconti e non comprano più il libro. Vorrei invece chiederti, la scrittura quanto ti ha dato? Perché io so che il lavoro di scrittura ti occupa ormai da qualche anno e tra l'altro con altri soci dell'associazione Proletino Patici Ipovedenti hai partecipato alla realizzazione di una raccolta di racconti che si trova pubblicata online sul sito dell'APRI ODV, dell'APRI dell'Associazione Ipovedenti di Torino. Quindi chi fosse interessato può tranquillamente accedere gratuitamente al sito e scaricare i racconti per poterli leggere, ma invece in questo caso tu hai dato corpo proprio alle tue ispirazioni letterarie e hai un tuo primo piccolo volume di racconti. Quanto ha contato per te veder concretizzare questo sogno, questo primo libro? Eh beh, è lo stesso sentimento che ho provato, che proverebbe qualunque persona quando raggiunge un benché minimo traguardo. Cioè, per me questo è un... Diciamo che invece non è un traguardo, è una tappa. Spero proprio che la prossima tappa sia pubblicare un romanzo, ma... Ci stai lavorando però. Sì, ci sto lavorando, ho scritto delle cose, ma il problema rimane sempre lo stesso, l'ambientazione. Purtroppo io sono un tipo molto sedentario, molto fermo, mi muovo poco. Però potresti proprio osservare il mondo dal tuo punto di vista, quindi mi vengono in mente dei capolavori di Hitchcock, in cui osservando da una finestra si scoprono dei mondi. Sì, dalla mia finestra vedo solo la casa della vicina e il mio cortile. Ma anche nella finestra sul cortile era così, eh? Osserva la vicina, vediamo se magari scopri un delitto. Sì, vabbè. Allora, Allora. è ora che mi becco, allora è la volta buona che mi becco una denuncia per calunnia. Allora, come avrete No, capito. vabbè, io non sono, potrei scrivere un romanzo, ma non sono Emilio Salgari. Emilio Salgari se ne stava chiuso in camera sua e parlava del sud-est asiatico, Sandokan, la perla di Labuan, eccetera. E allora ai suoi tempi internet non c'era. Per me il lavoro sarebbe sempre più facile, ma parlare di una cosa vista con i propri occhi, secondo Certo. me, è Però questo libro un meglio. po' la vita te l'ha cambiata. Sei qui con noi oggi e in giornata so che ti aspetta una radio per un'intervista. Quindi ti ha cambiato un po' la vita questo libro. Quanto ti ha dato da un punto di vista proprio tuo, personale, umano, di contatto col prossimo? E beh, mi ha dato l'opportunità di riprendere un po' i contatti col prossimo, contatti Dal vivo.
contatti dal vivo e non soltanto tramite WhatsApp, internet o telefono. Che sì, queste cose servono, la tecnologia serve, ma il contatto dal vivo è quello che è più importante. E invece il lavoro sulla scrittura che ti ha comunque portato a lavorare su di te, sul tuo passato, mi dicevi che ti ha fatto anche tornare la voglia di riscoprire i luoghi della tua infanzia. Ma questo no, mi spiace per te, ma non era stata la scrittura. Diciamo che la dipartita, la recente dipartita di mia madre mi ha fatto venire voglia, mi ha suscitato in me una sorta di richiamo della foresta, diciamo, una voglia di riscoprire quella parte di parentado legata a lei. Alla mamma. E Sì. dove si trovano questi parenti? Magari ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo. Ma penso di no. Comunque io ho già intenzione di mettere i vari link sui loro contatti WhatsApp. Sono in contatto con loro tramite WhatsApp. Quindi Anche ti tramite te. vedranno. Mi vedranno, Ti certo. vedranno, noi gli mandiamo un saluto e magari chissà che tu non possa durante l'estate visitare quei luoghi e rivedere magari delle persone legate alla tua Ecco, questo famiglia. sì, ma la cosa è subordinata alla visita cardiologica periodica che farò a luglio. Quindi dopo luglio si deciderà. Bene. Il desiderio c'è, e anche molto, ma purtroppo bisogna anche fare i conti con la propria salute. Ecco, tu però in questo sei un grande esempio e aver pubblicato un libro permette anche a chi ci guarda e ha qualche difficoltà, come dire, di affrontare quelle difficoltà con un rinnovato coraggio. Perché tu comunque, nonostante abbia avuto delle difficoltà e abbia tuttora delle difficoltà, affronti, come si può dire, la vita a testa alta perché ti sposti, sei abbastanza autonomo. Ecco, l'autonomia negli spostamenti non c'è più. Purtroppo, Beh, però sei qui oggi, quindi insomma. diciamo che in gioventù, 30 anni, verso i 30-35 anni, riuscivo ancora, avrei ancora, sarei ancora riuscito a prendere un treno e a venire qui. Treno, autobus o qualsiasi altro mezzo che mi portasse qui o da qualsiasi altra parte. Oggi purtroppo non è più possibile. Perché, Non te la senti più. ma non è che non me la sento più, è perché il mio apparato locomotore si è guastato nel tempo. Quindi ho comunque bisogno di un accompagnamento. Ecco, aprici anche una finestra su quello che è proprio l'importanza dell'informatica. Prima ne hai parlato di internet. Tu usi molto i computer, la tecnologia. Quanto è importante per te, poter usare la tecnologia per la tua autonomia, per interagire col È prossimo? importante per me, sì, sia per l'autonomia che, vabbè, mi dà la possibilità di tenere d'occhio la contabilità e interagire col prossimo, certo, con tutti i mezzi di comunicazione, WhatsApp, mail, Facebook, cosa che se fossi vissuto ai tempi di Emilio Salgari non avrei potuto fare, perché tutte queste cose mancavano. Beh, c'è da dire che, come hai detto tu prima, giustamente, vedere un luogo dal vivo significa permettere un po' a quel luogo di entrare dentro di te e quindi è difficile ingannare il lettore di oggi, perché il lettore di oggi viaggia, si informa, come si dice, più sgamato. Adesso tu hai già avuto dei primi incontri, dei primi feedback sul tuo libro, hai già fatto qualche presentazione, hai presentato il libro al Circolo Lettori dell'Associazione Pro Retinopatici Ipovedenti. Quali sono le impressioni che ti sono state date dai tuoi lettori? Ma veramente feedback zero, nessuno mi ha ancora detto niente. Ah, proprio avari allora, Eh no, io di vabbè, forse considerazioni. sarebbe stata una speranza troppo vana quella di aver realizzato qualche risultato economico dalla vendita del libro. Beh, ma Però io parlavo. almeno, vabbè, quello sarebbe stato troppo. Diciamo che se qualcuno avesse
mandato un feedback mi avrebbe fatto piacere. Allora, noi invitiamo in. Anche criticando, per carità. Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori e quelli che hanno già letto il libro in particolare a mandarti magari su WhatsApp, se hanno il numero, o su Messenger o tramite i social, un feedback della lettura, un feedback, un'impressione. Ma diciamo che c'è una pagina dedicata al libro. Quando Su l'ho aperta Facebook? su Facebook c'è una pagina dedicata al libro, con il titolo del libro. Alla fine dell'introduzione ho scritto: sono graditi commenti e critiche. Io finora non ho ancora ricevuto niente. Speriamo. Ascolta, il tempo è tiranno, ci avviamo verso gli ultimi 5-7 minuti di trasmissione. Io Sì. ricordo a tutti che Racconti in ordine sparso di Sandro Chiabaudo, Racconti brevi di Booksprint Edizioni, lo potete comprare online, potete avere informazioni anche sulla pagina della casa editrice. E vi ricordo anche che potete venire a parlare del vostro progetto editoriale a quarta di copertina scrivendo a deborabocchiardo@gmail.com. Però con te vorrei ancora andare a curiosare in alcuni racconti che hanno un titolo un po' particolare. Uno di questi è 29 settembre 1978. Ah, racconta sempre un racconto autobiografico che narra una mia vicenda, una cosa strana che mi è successa. Premetto che il 1978 è stato il terzo anno di quello che io chiamo periodo buio. Purtroppo non ho potuto proseguire gli studi, finita la terza media, me ne sono rimasto per ben 4 anni a casa, in paese. Così, tanto per rendermi utile alla famiglia, per non fare il peso morto, andavo a fare la spesa tutti i giorni, e durante una di queste uscite, al ritorno, ho visto questa persona che non... Insomma, prima ha attirato la mia attenzione, poi ci siamo messi a chiacchierare, ma io questa persona non riuscivo a collegarla né a un viso né a una... a una famiglia del paese. E poi mi ha chiacchierato chi sei, chi non sei, lei mi ha raccontato che era meridionale di Bucino, Ma uomo o Battipaglia, donna? donna, Con le donne tu hai sempre avuto delle avventure rocambolesche. Poi magari parliamo un attimo anche della Traviata. no, la Traviata non c'entra come la Traviata. Però nel libro c'è, quindi magari diamo. Però finisci di raccontarci questa esperienza. Beh, la persona si chiamava Alba, quindi non poteva essere maschio, No, beh. no? E quindi, boh, però così abbiamo chiacchierato un po', poi arrivati alla piazza, ognuno ha preso la propria strada. Non l'ho mai più rivista, sta persona. Non so. È una presenza che però ti ha lasciato qualcosa. Ecco. Mi ha lasciato la curiosità di sapere chi fosse. E la Traviata? No, la Traviata è una persona... Allora, il titolo, La Traviata, è ispirato al nome di una persona anziana che vive nel castello di Reano, che viveva, perché è nata nel 1926, non so se è ancora viva. Quindi, questa persona si chiamava di nome Aida. Ho trovato il nome in un documento che mi avevano mandato. Io non, cioè, ho ingrandito la pagina, no, no, e ho visto che si trattava proprio Aida. E quindi da Aida alla Traviata, insomma, il denominatore comune qual è? Giuseppe Verdi. E mi è venuto in mente di fare questo racconto qui. Purtroppo questo racconto contiene anche un brano autobiografico, riguarda il dipendente ritrovato in una fredda mattina di gennaio. Il dipendente ritrovato
fuori dal posto di lavoro che era il castello, Senza vita. senza vita, con un buco in fronte, eccetera. E niente, questo è un riferimento a mio fratello. Questa cosa è successa veramente. Ecco, tu hai nominato purtroppo la triste fine di tuo fratello. Io vorrei invece ringraziare Ornella, tua sorella, che ti sta portando in tournée in questa avventura e ti sta accompagnando, facendoti da chauffeur, guida, accompagnatrice. Quindi un grande grazie a Ornella anche per averti portato qua oggi da noi. Come prosegue questa avventura letteraria? Stai lavorando a un romanzo? Stai pensando ad Ma di cose ne altro? ho scritte, Ma romanzi o racconti? ma veramente un tentativo di scrivere un romanzo, sto tentando di scrivere un romanzo, ma ripeto, il problema è l'ambientazione. Dove ambientarlo? Perché sì, potrei parlare di un posto, ma io ricordo quel posto come era 30-40 anni fa, non come adesso. E racconti ne hai molti altri, mi pare. Sì, ho già scritti, però non pubblicati, No, vabbè, chiaro. a parte ci sarebbe materiale per un Una seconda racconta, secondo una seconda raccolta di racconti, ma preferiresti una seconda raccolta di racconti o un romanzo? volume. Non lo so, mi metti in difficoltà così, E beh, il bello della trasmissione è anche quello di andare a curiosare nei progetti dei nostri autori, dei nostri ospiti. Tu sei Vedremo, chi vivrà vedrà, è tutto questo. disponibile anche per spostarti sul territorio, nei limiti del possibile, per andarlo a presentare magari a qualche associazione? Guarda, io il problema è, voglio recuperare un minimo di autonomia di movimento e devo sapere come fare. Beh, questa è anche una leva su cui ha agito l'arrivo del libro, perché il doverti muovere viene proprio dalla Sì, necessità di certo, dare ma anche gambe al tuo libro. dare gambe al mio libro. Ma se io ti dico che dal portone di casa mia fino alla stazione Spezia della metropolitana di Torino mi devo fermare 3 volte perché mi viene il fiatone, Beh. questo è una cosa che insomma non, niente, mi manda in depressione sta cosa. Lo credo, però dai, piano piano magari riuscirai con la scusa del libro a recuperare anche un po' di autonomia. Noi te lo auguriamo veramente di cuore. Il tempo, come sempre, scorre veloce. Io ti chiederei di congedarti dai nostri ascoltatori con un pensiero, un saluto e un invito a comprare racconti in ordine sparso, Booksprint Edizioni. Sì, saluto tutte le persone che pazientemente hanno ascoltato questa mia trasmissione, invitandoli a comprare il libro. Racconti in ordine sparso, pubblicato da Booksprint Edizioni. E noi ringraziamo tantissimo Sandro Chiabaudo per essere stato con noi. Con lui salutiamo anche gli amici dell'Associazione Pro Retinopatici Ipovedenti di Torino. Vi ricordiamo che oltre a questa raccolta di racconti, Sandro ha partecipato anche alla raccolta di racconti che trovate sulla pagina dell'associazione. Ah, scusami. Mi è venuto in E mente il bello di adesso. Sandro è che fa come vuole. Allora, diciamo che ho ancora parecchie copie cartacee come questa a disposizione. Chi volesse Può contattarti può direttamente. contattarmi direttamente al numero 340-9966-427, che è il numero sul quale ho installato anche Satispay, quindi mi chiede il libro, io dopo aver ricevuto il pagamento tramite Satispay, che mi sembra l'unico Più non veloce. troppo più veloce e soprattutto non troppo oneroso, perché se ci mettiamo a fare un bonifico per 15 euro, saluti, manteniamo le Bene, banche.
Io credo che li abbiamo informati su tutto, anche sulla fruibilità del volume. Io vi invito a venirci a trovare a Quarta di Copertina, scrivendo a me, deborabocchiardo@gmail.com. Direi che sui racconti di Sandro non c'è altro da sapere, altrimenti vi svegliamo troppo e vi diamo appuntamento alle prossime interviste di Quarta di Copertina. Buon proseguimento di giornata.